professor Coppola, polo enologico alla fine di un lungo percorso per un nuovo inizio. Sì, questa è una splendida iniziativa della provincia di Gambacorta e di tutto il Consiglio Provinciale. È un atto di coraggio, lo sto dicendo a tutti quelli che incontro, un atto di coraggio molto significativo in un momento in cui tutti immaginano che rinnovare significa cancellare, cioè il rinnovamento non è demolizione di quello che c'è, ma è utilizzazione del pregresso per costruire un nuovo più forte, e in questo Gambacorta ha dimostrato veramente grande coraggio, grande intelligenza e grande lungimiranza per la storia della viticoltura e dell'enologia, non solo per quello, anche per tutta un'altra serie di iniziative che ha messo in campo, che credo nel piccolo di una piccola provincia possano costituire un volano estremamente interessante. Si punta sull'enologia, una delle eccellenze dell'Irpinia e della Campania. Sì, l'enologia è un momento trainante, un po' per la qualità eccellente delle nostre produzioni, un po' perché l'attenzione dei giovani, non solo dei giovani, a queste produzioni cresce, poi la moda condiziona tutto, e quando si azzarda l'ipotesi che qualche prodotto possa contenere in sé non solo aspetti positivi, salutistici, ma anche qualche piccola insidia, è come se diventasse uno stuzzicare la fantasia, e quindi l'attenzione a queste produzioni diventa ancora più alta, e tutto quello che ruota intorno a questo mondo può far crescere l'economia, può far crescere la cultura, può far consolidare le realtà. Ma sicuramente tenga presente che credo che in provincia di Avellino oggi il numero di cantine si avvicini a 300, se non addirittura lo supera, quindi c'è un pullulare di iniziative da parte di giovani che è molto significativo e che rappresenta un momento forte dell'economia irpina. Con la consegna della strenna natalizia ormai a cui, alla quale nessuno rinuncia più, che è questo magnum prodotto ogni anno con un'uva diversa dalla Campania. E sì, c'è interesse perché il vino intriga, il vino non è una merce di fatto, quindi è un bene culturale, la sintesi di tante cose per noi, quindi è uno degli aspetti importanti proprio della civilizzazione dell'uomo. E noi abbiamo la fortuna in Campania di avere parte di questa storia, cioè appunto il professor De Vivi che sta raccontando ciò, cioè i coloni greci sono arrivati qui, da qui è partita in tutta Italia e di fatto poi in tutta l'Europa, ed è un aspetto straordinario, quindi una Campania che ha vitigni legati alla regione, dai quali vengono fuori dei vini interessantissimi, e l'Irpinia ovviamente con le sue tre DOCG, con la sua particolare vocazione, col suo appunto clima e storia, diventa come dire una sorta di punta di diamante di tutto ciò. E tra l'altro la dimostrazione di ciò è la presenza della scuola enologica di Avellino, la scuola il De Santis, sono più di 100 anni, quindi questo è uno dei luoghi dell'Italia del Sud dove 100 anni fa si è pensato di istituire una scuola che formasse appunto i viticoltori e gli enologi. Lo stesso io dico spesso, 40 anni fa sono stato studente del De Santis, e quindi come dire ha una logica tutto questo progetto, perché continua una storia di formazione ad Avellino completandosi con l'alta formazione, e quindi la formazione universitaria, ovviamente con la riforma, quindi la triennale che prevede appunto la formazione di studenti con una precisa professionalità, e poi l'alta formazione che consente loro di accedere anche alla magistrale, quindi accedere al mondo della produzione della conoscenza, perché per questo è importante.
l'università non serve solo a formare, serve ad avvicinare i ragazzi affinché possano appunto applicarsi nella ricerca scientifica. E quindi l'azione portata avanti dalla provincia, dal presidente della provincia, è veramente meritoria, è fantastica, cioè un aspetto importantissimo perché dà la possibilità di completare questo percorso. Tra l'altro, ho detto l'altra volta, la presentazione del progetto appunto di completamento di questo mini campus che è addirittura alle porte della città, e quindi la città del vino dà il benvenuto a chi arriva ad Avellino con un istituto e delle strutture di eccellenza appunto che spingono nella produzione di conoscenze in questo settore.